Sport, bellezze naturali, cultura soprattutto del nostro territorio. Sì, in effetti con questo slogan, proprio come dice lei, è stato ideato questo Amalfi Coast Ultra Trail. Siamo partiti qualche anno fa con qualche manifestazione sulla costiera amalfitana divisa per vari comuni di pochi chilometri. Quest'anno in un'unica manifestazione che si svolgerà appunto il 21 settembre abbracceremo quasi tutti i comuni della costiera amalfitana con un progetto che è legato anche a altri siti UNESCO nel mondo. Infatti questa manifestazione che si svolgerà ad Adrano il 21 settembre fa parte di un circuito mondiale intitolato a tutti i siti UNESCO di altre manifestazioni e si chiama appunto Lost World Race, quindi a pieno titolo la costiera amalfitana come appunto italiano fa parte di questo circuito di sport, cultura e conoscenza dei vari patrimoni UNESCO nel mondo. Quanti vi parteciperanno? Ma noi adesso stiamo puntando a una partecipazione intorno alle 300 persone, già sono presenti 10 nazioni, tra cui Israele, gli Stati Uniti in America, la Corea, il Giappone, oltre naturalmente a numerosissimi atleti italiani che con loro porteranno anche dietro famiglie e amici, quindi un'occasione d'oro per far conoscere meglio questa parte della costiera amalfitana, cioè quella montana. Quali sono le particolarità dell'edizione del 21 settembre prossimo? Allora, la particolarità sono tante, non è una. Prima perché è la prima edizione di una gara ultra in Campania e del centro Italia. La particolarità rispetto alle altre trail che facciamo e ultra trail che fanno al nord o all'estero è che si corre sul mare, non abbiamo deciso di inserire tre eventi in una stessa giornata. Cioè una gara di 17 km che possono fare atleti diciamo di trail running, poi una distanza di 33 km diciamo è intermedia dalla 17 alla 70 e poi c'è la ciliegina da 70 km che corrono specialisti dell'ultra trail che non a caso vengono anche dall'estero, abbiamo fino adesso adesioni di 10 nazioni già sono già preiscritti, si sono iscritti, quindi specialisti delle ultra mondiale. Grazie. Ultra Trail, un modo per avvicinarsi allo sport e alla natura. Certamente, ecco, questo è l'aspetto che caratterizza la manifestazione, non solo lo sport inteso come attività fisica anche di lunga durata, quindi anche un po' particolare, ma poi questo avvicinamento alla natura, anche a parti di natura magari poco esplorate in costiera amalfitana, visto che di solito il turismo e l'attenzione si concentra sul mare. Ecco, invece in questa Ultra Trail noi abbiamo la possibilità, grazie alla carica ecologica del luogo, di andare a portata di mano, di salire repentinamente a più di 1000 metri di quota e poi soprattutto io dico sempre di passare vicino a pezzi di storia, quindi c'è di passare accanto ad un rudere del 1100 e che porta una storia con sé e che è la storia che ha caratterizzato la costiera amalfitana appunto, ecco.